Il cantiere Catania rimane aperto a Torre del Grifo. Sannino dirige con pazienza ed impegno i lavori di ricostruzione e anche se qualche progresso si è già visto, deve fare i conti con le esigue risorse umane a disposizione. Una vera emergenza per la squadra rossazzurra che ha ottenuto la prima vittoria. Vorrebbe adesso ingranare una marcia superiore per acquistare velocità, ma deve fare i conti con una serie di ostacoli, il principale rappresentato appunto dalle tante assenze. Alla lista, a cui sono iscritti da tempo i nomi di Frison, Terracciano, Rinaldi, Naudo, Rolin, Almiron e Calello, potrebbero aggiungersi anche quelli di Jankovic, uscito malconcio dal campo domenica scorsa, e Krapek, oltre a Monzon e Gjomber, fermati dal giudice sportivo. Anche Spolli accusa qualche problema fisico e potrebbe non essere disponibile per il prossimo impegno. Insomma, sabato a Frosinone le scelte saranno quasi obbligate per Sannino, che dovrà fare di necessità virtù. Oggi per i rossazzurri è in programma un giorno di riposo, soltanto domani alla ripresa il tecnico potrà avere un quadro più definito della situazione.